Si chiamava Ebru Timtik, era una famosa avvocata per i diritti civili che purtroppo è morta a soli 42 anni di età. La donna in questione era molto attiva nella difesa dei diritti civili e fu incarcerata per reati di terrorismo. Da ben 238 giorni ha portato avanti uno sciopero della fame per chiedere di essere sottoposto ad un processo giusto ed equo. La donna era stata condannata a 13 anni di tempo con l'accusa grave di aver aderito ad un gruppo terroristico. Durante però il suo stare in carcere decise di fare uno sciopero della fame che l'ha portata a pesare solo 30 kg. La donna, quando ormai le condizioni erano diventate insostenibili, era stata trasferita ad un ospedale di Istanbul, dove però è morta nella serata di ieri, 28 agosto 2020. Ebru Timtik è morta da martire, chiedeva solo un giusto processo, così ha detto l'Associazione Avvocati Progressisti della Turchia, di cui proprio lei stessa faceva parte. Con lei anche protestava il collega Aytac Ünsal, in sciopero della fame da febbraio, ricoverato in ospedale anch'esso. Insomma, non c'è pace tra gli ulivi, questa è la frase che mi sento di dire per quanto riguarda la Turchia, che perde una delle sue avvocate più prestigiose, la signora Ebru Timtik, famosa proprio in Turchia, ma non solo, anche in altri paesi del Medio Oriente. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Ebru Timtik, riposi in pace. Amen.